Buonasera, oggi incontriamo Donatella Alfonso, una delle autrici di questo bel libro intitolato Destinazione Ravensbrück, l'orrore e la bellezza nel lager delle donne, una pubblicazione di estremo interesse perché dà voce al punto di vista, alle testimonianze femminili che per quanto riguarda le deportate sono sempre molto rare. E ti chiederei quindi, Donatella, da dove nasce quest'idea di questo libro, l'esigenza di raccontare queste storie? Buonasera a tutti intanto. È stata come dire, una rete di donne che ha portato alla realizzazione di questo libro, che è stato edito da All Around, che è una casa editrice romana. Praticamente non ci conoscevamo, io non conoscevo ancora le mie coautrici, ci siamo incontrate su altri eventi, altre presentazioni, ed è stato da parte loro che Laura Moretti e Raffaella Ranise sono imperiesi e avevano incontrato ad un evento pubblico in cui si parlava di deportazione, in realtà, un signore a un certo punto si è alzato e ha detto: "Ma mia sorella è stata nel campo di Ravensbrück." E era il fratello di Elena Bracco, uno di questi nomi dimenticati, uno di questi nomi di cui c'era bisogno di parlare. Addirittura attraverso questa persona noi abbiamo potuto scoprire. Allora l'idea è nata da loro di cominciare a dare voce a queste donne di cui poco si sapeva. Ci siamo poi incontrate in occasione di altri eventi letterari. E l'idea è stata: facciamo una cosa insieme, facciamo una maniera di allargare, anche perché io avevo cominciato a cercare invece dei materiali su un campo dimenticato, che è quello di Valle Crosia. A Valle Crosia c'era un piccolo campo di prigionia, attraverso il quale sono passate anche delle prigioniere ebree che sono state destinate a Ravensbrück, ma anche poi altri prigionieri e prigioniere che sono stati avviati verso altri campi di concentramento in Germania e in Polonia. Ecco, la cosa che a me ha colpito tantissimo, ad esempio, nel cercare il materiale su questo campo di Valle Crosia, era che non c'era quasi nulla. Non c'era quasi nulla perché il primo ricercatore che se n'è occupato in maniera, come dire, approfondita per cercare di avere dei materiali è stato Gustavo Ottolenghi, che soltanto nel 2003 è riuscito a scrivere un primo articolo sul campo di Valle Crosia. Stiamo parlando quindi è passato un numero enorme di anni, cioè la guerra è finita nel 1945, nel 2003 esce il primo articolo. Perché? Perché nessuno voleva raccontare. E quindi io ho potuto intervistare Gustavo Ottolenghi, che a sua volta ha avuto un'esperienza partigiana quando era bambino, addirittura di famiglia ebraica a sua volta. E, ecco, però la vergogna, il cercare di cancellare la memoria, e questo è uno degli elementi che ci hanno poi spinto a fare questo lavoro. E come l'abbiamo fatto? Abbiamo fatto cercando di dare le più voci possibili a più donne possibili. Chiaramente, non si potevano raccontare tutte le storie di Ravensbrück. Ravensbrück poi è un campo particolare, è meno noto di altri, e nasce come campo di lavoro e nasce nel 1938, attenzione, prima della guerra, e le prime donne internate sono le cosiddette reiette. Donne che non andavano bene al Reich perché erano magari oppositrici politiche sicuramente, ma anche prostitute, ma anche lesbiche, comunque in ogni caso considerate devianti per quello che poteva essere l'organizzazione dello Stato tedesco. Quindi viene avviato questo campo in una località che si chiama Fürstenberg, a circa 80 km a nord di Berlino, una zona molto bella. C'è un lago, ci sono dei boschi di betulle. Le prigioniere, quando arriveranno coi treni, molte di loro poi dichiareranno: "Ma ci sembrava un posto così bello, pensavamo che allora, insomma, non ci sarebbe capitato poi delle cose così terribili se il posto era così bello." Ecco, questa era una grande illusione da un certo punto di vista. Ecco, questa illusione fa sì che tante non si aspettino quello che invece le attenderà. Quello è un campo di lavoro in cui due grandi aziende, una è la Siemens e l'altra è la Texled, avevano messo delle loro aziende.
Perché? Perché in questa maniera potevano, allora addirittura la Siemens aveva spostato da Berlino una delle sue fabbriche direttamente a Ravensbrück, perché a un certo punto a Berlino la manodopera ebrea, quindi diciamo ebrei costretti a lavorare per l'azienda, a un certo punto hanno cominciato a venire deportati e quindi non c'erano più. Non era più disponibile la manodopera e allora si è spostata l'azienda dove era la manodopera, dove? In un campo di prigionia. E servivano le mani e le dita piccole delle donne, soprattutto delle ragazze, per, come dire, soprattutto era a rotolare del filo di rame intorno a dei rocchetti che poi sarebbero serviti per l'industria aeronautica, mentre la Texled, l'altra azienda che aveva la propria sede nel campo, e praticamente era il produttore di tutte le divise, sia le divise dei detenuti e delle detenute, sia le divise di buona parte, diciamo, delle guardie e degli ufficiali dei campi. Addirittura, è chiaro, erano campi di lavoro ed erano campi di lavoro durissimi, durissimi, però da un certo punto di vista alcune delle donne che hanno lavorato nei campi si sono rese conto che almeno potevano stare al caldo. C'era, ad esempio, perché? Perché sennò si rovinavano i macchinari, erano riscaldati i capannoni, non certamente per chi ci lavorava, però siccome non si dovevano far gelare i macchinari, allora era corretto che venissero riscaldati i capannoni. Quindi se si pensa anche questa è una cosa, mette insieme un'altra visione ancora della deportazione utilizzata come massa di lavoro e di produzione, per quelle aziende che sostenevano ovviamente il Reich. E anche questo è un elemento curioso. Sì, perché in effetti si pensa sempre alla deportazione legata comunque allo sterminio di ebrei e altre, come dire, realtà come i Rom e Testimoni di Geova, tante altre minoranze che hanno subito questo atroce destino. È vero anche che in realtà, come dire, il Terzo Reich pensò proprio a queste persone da usare come schiavi fino al loro sfinimento, sì. E in molti casi riceveva anche un pagamento da parte di queste aziende che usufruivano di questa manifattura, diciamo, a basso costo. Assolutamente a bassissimo costo, solo quello della sopravvivenza praticamente. Esatto. E guardando la copertina del vostro libro c'è un fiore, c'è sì. Una rosa. C'è una rosa, sì, è una, sono le cosiddette rose di Ravensbrück e sono diventate il simbolo. Sono diventate il simbolo del campo, per esempio, se ne parla, ormai c'è stato anche un film che ha realizzato Ambra Laurenzi, che è la presidente attuale del Comitato Internazionale Ravensbrück, che si chiama Le Rose di Ravensbrück. Ecco, queste rose perché? Diciamo che vengono da un omaggio che è stato fatto nei confronti delle deportate. Sono una varietà di rosa che non a caso è stata chiamata Resurrezione ed è stata piantata 30 anni dopo la fine della guerra a Parigi al Père Lachaise davanti al monumento che ricorda le deportate. E queste rose, alcune delle, erano tante le francesi che sono state portate al campo di Ravensbrück, alcune di queste piante poi, di queste rose piantate a Parigi, di questa rosa Resurrezione, sono state poi portate a Ravensbrück e piantate intorno all'area, diciamo, di confine del campo dove erano le ceneri delle deportate, perché poi delle deportate uccise, perché attenzione, dalla fine del 1944, dal dicembre del 1944, il campo diventa anche di sterminio, perché ormai quando il Reich si rende conto che i destini della guerra stanno andando a rotoli e cominciano a pensare che devono eliminare il maggior numero possibile di prigionieri, perché a quel punto diventano esclusivamente un costo. Quindi quando vengono chiusi, guardate tra l'altro il paradosso, quando vengono chiusi i forni crematori di Auschwitz, vengono aperti a Ravensbrück
perché è, da altre parti comincia la marcia della morte, quindi lo spostamento dei deportati verso altri campi per poter nascondere anche le prove di quello che era accaduto. E a Ravensbrück dal dicembre del 1944 comincia a funzionare il campo, il forno appunto di inceneritore, e vengono uccise le donne che non sono più buone per la produzione, soprattutto le anziane, soprattutto le ammalate. Ecco, e quello che a noi invece, a me, Laura Moretti, Raffaella Ranise, ha veramente colpito è la capacità di queste rose di Ravensbrück, cioè di queste donne, di essere capaci di mantenere, nonostante in una situazione tremenda, al limite proprio dell'indicibile, e la capacità di una reazione, per quello che abbiamo detto anche la bellezza nel lager delle donne, perché può sembrare paradossale, ma questa bellezza è dovuta all'amicizia, all'affetto, alla capacità di reagire, alle donne che comunque, Lidia Beccaria Rolfi, per dirne una, che è stata anche la prima che ha scritto delle deportate, che ha scritto le sue esperienze e di cui anche noi portiamo la storia, e, ha cominciato a scrivere quando faceva il turno di notte in fabbrica, perché in ogni pezzetto di carta che trovava, proprio per non impazzire, per sentirsi viva. Ma c'era anche una donna come Germaine Tillion, che era una dirigente della resistenza francese, ma era anche un'etnologa famosa del Musée de l'Homme, che quando è nel campo riesce a convincere le compagne a recitare alla sera, a cantare in una sorta di operetta che lei scrive su musiche popolari che tutte conoscono e in cui racconta la vita del campo, tenendo vivo l'interesse delle altre donne, delle altre prigioniere, che, come dire, riescano ad astrarsi da quella che è la loro realtà. Poi ci sono le donne che fanno tanto per altre donne, cioè ricordiamoci che nel campo di Ravensbrück vengono anche realizzati dei tremendi esperimenti dal punto di vista medico, per così dire, e ci sono delle donne, mentre ci saranno, questo poi ne vorrei parlare a parte, le donne che usano tutto il loro odio contro altre donne, questo è un altro fatto di cui si parla poco, e invece ci sono quelle che fanno la loro parte, ci sono queste dottoresse che, per esempio, medici che possono essere polacche, che possono essere francesi, che si danno da fare per cercare di dare una mano alle altre, per cercare in qualche maniera di alleviare le loro sofferenze. C'è una di loro che si chiama Lulu, che è una parigina, una dottoressa, che ruba le medicine nel Revier, che è questa sorta di ospedale, per praticamente curare le altre donne. Ecco, quando può farlo, e a sua volta riceve il giorno del suo compleanno un biglietto da alcune altre prigioniere, perché altro non possono certamente regalarle, ma che la ringraziano. Quindi ecco, l'idea che esista una cosa del genere. Poi tu hai nominato ad esempio le testimoni di Geova. Beh, le testimoni di Geova ad esempio sono state capaci rifiutando la logica bellica, di lavorare, ad esempio, dovevano, alcune di loro erano state impegnate nella lavorazione delle pelli di coniglio, con le quali avrebbero dovuto realizzare i guanti per i soldati sul fronte, soldati tedeschi sul fronte russo, e loro si rifiutano, molte di loro verranno uccise per questo, e si rifiutano di farlo perché questo sarebbe, come dire, sostenere l'attività bellica, loro sono pacifiste e non intendono farlo. Ecco, questi sono degli esempi di questa capacità anche di rete, e poi ci sono i rapporti personali e di amicizia. È il caso Mirella Stanzione, che è la madre di Ambra Laurenzi ed è probabilmente l'ultima delle deportate italiane di Ravensbrück ancora in vita, che io ho avuto la fortuna di poter incontrare, e Mirella mantiene, come dire, un momento di serenità, perché
in certi momenti diciamo, della vita nel campo, perché lei è stata arrestata insieme alla madre perché, per cercare di fare pressione sul padre e il fratello antifascisti perché si consegnino, e incontrano però sul treno un'altra piccola famiglia sempre di La Spezia, loro sono spezzine, che è quella dei Paganini, e quindi Bianca Paganini, la sorella Bice e la madre, e Mirella e la madre riescono a fare gruppo, e Mirella racconta: mia madre a volte la sera, per farci ridere, diceva: stasera dove volete andare, a ballare o al cinema? Ecco, e quindi queste ragazze avevano quel piccolo momento, che poteva essere anche il ricordo di qualche serata normale, di quelle vissute prima della deportazione, ma tutto questo era fondamentale perché c'erano delle amiche con le quali parlare. In effetti, dalle testimonianze dei vari sopravvissuti, Liliana Segre, ma anche Shlomo Venezia, si evidenzia questa necessità di creare un gruppo, una famiglia, dei legami che mantengano viva la dimensione umana, visto che l'esperienza tendeva invece a veramente portarli, a scarnificarli della loro... Sì. Questa era l'intenzione, infatti. ...umanità e della loro dimensione di essere viventi. Quello che è estremamente interessante, poi, è questa difficoltà per le donne ad emergere come testimoni di questo orrore. Una difficoltà anche per quello che in parte devono aver subito, possiamo immaginare. Come, da quanto riporti nel tuo libro, quali storie e quali disagi manifestano queste donne di cui racconti? Beh, allora faccio un altro esempio di un'altra ligure, ad esempio, che è Maria Musso. Maria Musso è una ragazza di Diano Arentino, è l'entroterra di Diano Marina, uno dei comuni del Golfo Dianese, viene portata via a 20 anni, e viene portata via per contatti che ha con i partigiani, viene trasferita a Ravensbrück, e lei, per esempio, fa capire, lei poi ha raccontato, rientrando, è riuscita a ritornare, anche con fatica, però per esempio ha raccontato il suo dolore attraverso le poesie, e nelle poesie però poi anche dalle cose che si sono imparate, le cose che hanno detto sia lei, ad esempio, e un'altra che era quest'altra ragazza italiana che aveva incontrato Maria Musso, che si chiamava Ida Desandré, una valdostana. Loro, tra l'altro, c'è questa storia bellissima per il quale si rincontrano una 30 anni dopo, e quindi questa amicizia riprende e finalmente tra loro due cominciano a parlare, si raccontano queste cose tremende. Le cose tremende che erano, ad esempio, che quando arrivavi c'era questa puntura che veniva somministrata, inferta, direi, perché peggio non potrei dire, e negli organi genitali, nella vagina delle donne, per bloccare immediatamente il ciclo mestruale. Tantissime di loro, a forza di queste iniezioni ripetute, non riusciranno più, quelle che ritornano, molte tra loro non riusciranno ad avere figli. Alcune sì, altre no. E questo è uno delle cose, insomma, molto forti, perché poi comunque si va a colpire la femminilità delle donne, proprio il loro essere più intimo. Ma bisogna ricordare che la parte più tremenda, forse, degli esperimenti che vengono fatti nel Revier è gli studi sulla cancrena gassosa. La cancrena gassosa, vale a dire il tipo di infezione che maggiormente veniva riscontrato nei soldati al fronte, perché potevano essere le schegge di granate o altro che si infilavano nelle gambe. Ecco, a queste donne, a queste ragazze, erano soprattutto ragazze polacche. Le polacche erano moltissime nel campo, anche perché cominciano a essere deportate nel 39, subito dopo, chiaramente, l'invasione della Polonia, e quindi la resistenza polacca, quindi queste donne vengono portate, poi non c'è neanche tanta distanza, e
molte di loro, che poi verranno chiamate con un termine dispregiativo di conigliette, perché dopo aver subito questo genere di... camminano male, camminano quasi saltellando, perché non riescono a camminare bene, perché venivano loro inserite nelle gambe dei chiodi, dei pezzi di vetro, altre cose del genere, per vedere come evolveva l'infezione. Ecco, è indiscutibile dire quante sono morte di queste ragazze, e quelle che sono, insomma, che se la sono cavata, però hanno portato delle invalidità permanenti. E questa è un'altra cosa che ritengo veramente tremenda. E poi comunque la cosa più brutta, e questo lo raccontano anche, appunto, lo racconta Bianca Paganini, ad esempio, quanto fosse terribile questo, il modo di cercare di annullare, come dicevamo prima, l'identità delle prigioniere, ad esempio costringendole a stare nude davanti agli ufficiali nazisti, ma questo riguardava anche le donne anziane, quindi chiaramente stiamo parlando poi di un tempo in cui le donne, specie le madri, non si mostravano nude davanti alle figlie, chiaramente, e quindi c'era un imbarazzo, c'era proprio l'impossibilità di, come dire, c'era la distruzione di quelle che potevano essere tutte le abitudini personali, le abitudini intime. Tu hai qualche domanda, Paolo? Qualche considerazione? Sì, ci sono delle considerazioni che devo dire che Donatella Alfonso ha già evocato, che sono quelle innanzitutto del differire nel tempo il racconto. È una cosa che emerge in tanti, anche grandi autori, e anche in tanti grandi testimoni, se pensiamo anche a persone molto, molto sulla bocca di tutti anche in questo periodo, no? A partire dalla nostra senatrice a vita. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento è quello della spersonalizzazione anche attraverso la nudità, perché poi non è una nudità, è la nudità di persone, di donne rasate, è esatto. La nudità di persone che non nutrite. Quindi è un'altra nudità da quella che possiamo percepire, che nonostante questo però porta anche la violenza che tradizionalmente purtroppo sappiamo essere la violenza contro le donne, che poi a sua volta è un di cui che le donne hanno cercato di nascondere, ma che io ho letto recentemente giusto alcuni articoli sulle testimonianze di Ravensburg, e purtroppo poi sono quelle testimonianze che di fronte a una scolaresca, di fronte a un gruppo di uomini e donne che chiedono, purtroppo escono spontanee. Cioè la domanda, ma ti hanno violentato? È purtroppo fatalmente una domanda di genere che viene fatta alle donne anziché agli uomini, innanzitutto, come se fosse inevitabile. Credo che lei abbia notato questo tipo di istanza, o le chiedo anzi di una sua osservazione su questo, perché credo che sia uscito spesso. Sì, è vero, è uscito spesso, però per esempio per quello che riguarda il campo di Ravensbrück, essendo prevalentemente femminile, c'era anche il gran numero delle, come dire, delle guardiane, erano donne. Erano le cosiddette Aufseherinnen, proprio, quindi le guardiane, ma attenzione, le Aufseherinnen venivano addestrate nel campo di Ravensbrück, c'era proprio un centro di formazione per tutti i campi. Ed erano quindi delle donne, delle ragazze, anche giovani, e un'altra delle cose che fa paura è che erano state reclutate con un annuncio sul giornale che parlava di un posto statale ben pagato. Ecco, è vero, era un posto statale, perché chi pagava era il Reich, e veniva ben pagato, perché chiaramente si pagava anche il silenzio di queste persone. Però resta da chiedersi come mai tantissime di queste donne abbiano frequentato questi corsi di formazione per diventare persone senza pietà,
perché comunque quello che è la, cioè a questo punto quello che colpisce, perché non erano soldati, fossero stati, ecco, nella domanda del direttore Giannone, ma ci sono stati elementi di violenza. Non, le donne non testimoniano delle violenze sessuali, è già una violenza sessuale quello che va a colpire la loro femminilità, non c'è bisogno della violenza in sé proprio contro le prigioniere. Contro le prigioniere, le guardiane, le Aufseherinnen, avevano come armi, avevano un frustino e i cani che venivano lanciati contro le prigioniere. Voi potete immaginare che cosa significhi questa cosa, vuol dire il terrore, vuol dire proprio gestire con il terrore le cose. Ecco, quindi la possibilità delle donne di ribellarsi o non ribellarsi o meno. Ecco, e quindi la questione, diciamo, il ricatto di tipo sessuale lì non esiste, perché sono paradossalmente il numero dei... Esistono chiaramente moltissimi ufficiali, moltissimi soldati, però le guardiane sono donne e sono queste donne che esprimono tutto il loro male, tutto il loro peggio nei confronti di altre donne. E questo è un altro tema. Noi ci rendiamo conto, io, Laura e Raffaella, che abbiamo anche affrontato dei temi difficili da dire. Ad esempio, dire che le donne non sono tutte buone. E questo va anche detto, cioè che le donne non sono solo vittime, possono essere anche carnefici. E in questo caso la cosa più tremenda è donne carnefici di altre donne. Sì, quello che precisi tu, Donatella, è assolutamente opportuno perché in questo immaginario che abbiamo costruito del Terzo Reich c'è quasi un elemento maschile che predomina. In realtà c'erano queste volontarie che partivano e oltre a rispondere ad annunci, si offrivano anche per essere arruolate, impegnate in questa gestione dei campi, nella collaborazione della gestione dei campi, esercitando delle crudeltà incredibili su delle altre donne, come dicevi tu. Sì, tra l'altro nel libro abbiamo lasciato, per esempio, beh, ci siamo ovviamente divise un po' il lavoro, visto che c'era tantissime cose da cercare, e Raffaella Ranise ha preso i contatti con l'Istituto di Cultura Italiano di Amburgo e ha avuto la possibilità poi di accedere ad altri istituti storici, e quindi abbiamo un capitolo che riguarda il processo di Amburgo, quindi il processo relativo proprio a queste donne. E ci sono delle storie che sono sconvolgenti, a parte c'è una che è anche l'amante di Mengele, tra l'altro, ci sono dei personaggi proprio veramente anche rilevanti, nomi della storia, ma ci sono proprio delle vere fanatiche che non mostrano alcun pentimento e che l'unica cosa che sanno dire al boia è che deve impiccarle e dirgli schnell. Fai veloce perché non abbiamo tempo da perdere praticamente. Ecco, quindi questa spersonalizzazione, la spersonalizzazione che loro hanno cercato di effettuare nei confronti delle detenute, bene o male l'hanno riportata anche su loro stesse, cancellando completamente ogni possibilità di pietà, ogni possibilità di vedere le detenute come altre donne. No, perché non, per loro non erano, erano stücke, erano pezzi, erano un qualche cosa che era una contabilità, no? Di quante ne serviva e quante invece bisognava eliminare. Sì, che è quello che, di cui racconta in maniera molto lucida anche Primo Levi, appunto. Loro erano dei pezzi inanimati ed effettivamente, come dire, la presenza di queste donne e uomini fanatici, indottrinati, perché poi, come dire, a seguito anche delle leggi di Norimberga, questa idea della razza superiore che viene inoculata a seguito poi anche poi di ritorni economici, perché si liberavano dei posti statali eliminando sostanzialmente quelli che erano considerati delle razze inferiori, e ha purtroppo portato veramente molti a sposare questa causa portata avanti dal nazismo, che Esattamente. è stata E veramente. questo ci fa anche riflettere su un altro tema, come si è potuto creare un consenso così forte intorno al nazismo?
come si è potuto creare un consenso intorno a un'ideologia che era andata a permeare completamente la vita della popolazione tedesca, tanto è vero che delle ragazze giovani sceglievano di andare a fare un lavoro di questo genere. Ecco, questa secondo me è una riflessione che andrebbe anche fatta quando ci chiediamo determinati movimenti anche negazionisti che a cui assistiamo oggi. Bisogna chiedersi come ha fatto un popolo intero, non un popolo ignorante tra l'altro, a cadere preda di questa ossessione di purezza della razza ariana e poi la necessità quindi di eliminare tutti quelli che erano considerati scarti della società. E si associa anche, perché sta uscendo tutto un filone da questa nostra riflessione sui risvolti, e uso apposta il termine, civili, per non dire amministrativi, della vita all'interno del Reich, che significa anche, al di là degli esperimenti di eugenetica, anche il programma di fecondazione da parte di SS e di ariani nei confronti di donne che si erano dichiarate volontarie nel figliare per il Reich. Quindi c'è tutta una serie. Quella è anche un'altra storia che diventa speculare rispetto a quella del campo di concentramento. Nel campo di concentramento vanno eliminate quelle che non vanno bene per il Reich. Nell'altro caso, queste ragazze che si davano disponibili appunto a creare la razza superiore e a loro volta accettavano comunque di non essere altro che degli elementi, dei pezzi anche loro, degli Stuke anche loro, servivano semplicemente per una missione, per qualcosa, per cui non facevano, anzi si sentivano, come dire, onorate di questa missione che avevano del realizzare la razza perfetta. Ed è sempre questo da capire, i meccanismi di diffusione di un'ideologia e i meccanismi per il quale le singole persone trovano in discorsi che francamente non hanno alcuna logica e non avevano alcuna logica, e al di là di un'ubriacatura generale contro gli ebrei visti come quelli che detenevano il potere economico, che quindi doveva essere invece riportato al popolo, das Volk, che poi è il punto di riferimento di hitleriano e soprattutto quello poi del suo mondo di propaganda è il das Volk. Il centro della crescita hitleriana è quella. Però, ecco, resta a noi sconcertante capire come queste cose siano, come dire, non è tanto come è potuto accadere il campo di concentramento, perché comunque abbiamo visto altre cose di questo genere anche in anni più recenti, abbiamo visto le stragi nei Balcani soltanto negli anni 90, stiamo parlando di 25 anni fa e c'eravamo tutti. E quindi le stragi etniche nei Balcani e altre cose che stanno continuando. Abbiamo visto poi quello che è successo non in Europa, ma tra Hutu e Tutsi in Ruanda, ecco, solo per ricordare un altro caso. Però il problema lì è invece come si è, non era su base etnica, ma su base ideologica. Cioè su base ideologica per cui il tuo vicino di casa fino al giorno prima, il giorno dopo diventava un nemico da eliminare. E questo purtroppo va detto, è accaduto anche in Italia, perché l'Italia ha una responsabilità dopo le leggi razziali del grande silenzio che c'è stato. Nel senso che anche l'Italia, che non aveva questa ideologia così negativa, così totalizzante nei confronti degli ebrei, però in poco tempo, come dire, continua. Si verificano sempre più, no, fatti per cui sui giornali si dice questa famiglia ebrea aveva rubato X, gli ebrei sono loro alle spalle di questa speculazione, per cui
poi tutto diventa possibile. E questo quindi ci fa pensare come tante cose a volte ripetute potrebbero, le cose non vere possono diventare vere. Anche diciamo che nel tempo delle fake news, queste sono delle riflessioni che fanno anche un po' paura. Assolutamente, sono dell'idea che ricordare e mantenere vive queste storie, che sono vite vissute, testimonianze, sia vitale, per allontanare, lo spettro di un possibile ritorno di questa umanità negativa. Esatto. Bene, io direi che possiamo ringraziare Donatella per questo incontro, che rientra nella nostra settimana dedicata alla memoria che abbiamo organizzato presso la Biblioteca Universitaria di Genova. Grazie molto per questa tua testimonianza di questo libro che hai scritto, che trovo sia un tassello vitale, importante, essenziale per far luce su altre storie dal mondo dei lager. E magari quando sarà possibile, ci vedremo in presenza presso Volentieri. la nostra sede. E raccontando altri tasselli di storia che probabilmente avrai scovato e portato in evidenza. Io ringrazio la Biblioteca Universitaria, ovviamente il direttore Giannone, Mariangela Bruno e il mio saluto anche da parte appunto delle coautrici, Laura Moretti, Raffaella Ranise e della casa editrice Oleraut. Grazie e Grazie, buon lavoro. davvero. Altrettanto, davvero, per bisogno. Grazie. 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 Abbiamo finito grazie mille Donatella, sei stata, come dire, bravissima. Un Figurati, eloquio. eccoci, c'è ancora la registrazione, occhio.